sereno, vivo con la consapevolezza. No, ma devo dire che sei assolutamente l'emblema della serenità, se posso dire. Oh, abbiamo qua con noi Luca, giornalista, quindi di Stop, che voleva porti una domanda. Luca. Sì, ciao Nicola, io volevo chiederti questo. Qualche tempo fa tu hai rilasciato una dichiarazione che ha fatto abbastanza scalpore sugli omosessuali. Adesso, senza entrare nel merito della dichiarazione, quello che volevo chiederti è questo: in un momento in cui il tema dell'omofobia è di grande attualità, non ti disturba, non ti dispiace l'idea di essere in qualche modo ricordato, oltre che ovviamente perché sei un grande calciatore, ma per come la persona che ha fatto queste dichiarazioni un po', diciamo, discriminatorie, se vogliamo? No, io non sono... Cioè, non ti sei pentito di averle fatte? No, ma non, io non ho detto... Come la pensi su questo? Prima di tutto non ho mai discriminato. La prima cosa è che poi, per come viene posta a volte una frase su un giornale, può essere, no, fraintesa. A me piace... La puoi chiarire adesso, Nicola? Sì, rispetto, sì, non c'è problema, rispetto a questo tema, la tua io posizione. Io ho sempre detto, e continuerò a dire, che io cercherò di non scendere a compromessi su alcuni discorsi, perché io seguo la parola di Dio e io voglio continuare a seguirla. Io ho sempre detto che nessuno si può mai discriminare un'altra persona, mai, perché rispetto alla prima cosa, quindi il tuo pensiero rispetto a questo tema, il rispetto alla prima cosa che Dio, che Gesù ha portato sulla terra, no? Il rispettare. Ma questo poi non significa condividere, giusto, alcune scelte. E io penso che loro come categoria, in questo senso che loro si stanno difendendo, hanno sicuramente bisogno di non essere discriminati, ma nello stesso tempo di essere ascoltati, di essere di parlare con loro, perché io penso che se uno mi chiede ma è giusto o non è giusto, io dico a loro: leggete la parola di Dio, e io comunque difendo, esatto, difendo la verità. E che penso che Dio, e non penso io, e Dio ha detto, ha creato l'uomo e la donna. Quindi ha creato il matrimonio per l'uomo e per la donna. Quindi io continuerò a difendere questa verità, perché se mi viene chiesta, io non posso scendere a compromessi. Nicola, ti amo adesso. Intanto ti ringrazio di essere stato qua con noi, aver potuto chiarire. Grazie. Volevo presentarti, farti salutare Lucilla. Vieni Nicola, vieni Lucilla. Prego. Ciao, come stai? Nicola ci ha lasciato questo messaggio. Per il balletto. Grazie. E anche un gentleman. Mi hanno detto che non sei ballerina. No, non però sono. Per come l'hai fatto. Per come l'ha fatto, è stata molto brava. Grazie, mi diverto molto. Mi ha fatto molto piacere ospitarti, ascoltare il tuo pensiero interrogato dal nostro pubblico che ti saluta così. Ciao a tutti. Nicola, le Grottaglie. Ciao. Ciao Nicola, grazie mille.